Amici di Road Racing Core, questa sera ci troviamo a Keppelgate, l'ultimo tratto del mountain, dove i piloti arrivano dopo una veloce S, scendono fino al Cape Cottage alle mie spalle e poi giù fino al Cregny Bar. Di questa sera, venerdì 1 giugno, sono iniziate con circa mezz'ora di ritardo a causa di olio sul tracciato e a causa di un imbecille, permettetemi il termine, che utilizzava un drone nella zona di Bray Hill, assolutamente vietato al pubblico. La sessione mista Superbike, Superstock e Supersport è partita alle 19 locali anziché le 18:20. Condizioni del tracciato ottimali, qualche chiazza di olio nella zona di veranda e quindi bandiere gialle sul mountain che hanno quindi inficiato un pochino i tempi di oggi. Da sottolineare un momento molto molto intenso. Il fratello di Dan Neen, Ryan, anche lui pilota al TT, ha deciso di effettuare oggi un giro in onore del fratello in chiusura del trenino dei piloti durante questa sessione di prova. Subito durante il primo giro però la sessione è stata interrotta con bandiere rosse a causa di un incidente a Halewood Rise. I piloti però sono subito in piedi, niente di grave, ma c'è molto olio sul tracciato e quindi la sessione deve essere ripresa parecchi minuti più tardi. Una sessione quindi ridotta all'osso con Michael Dunlop in testa alla classifica provvisoria dei tempi di oggi con la Superbike, con la BMW Tyco by TAS. Michael segna un 132.9 miglia orari di media ed è seguito da Dean Harrison a 131.8 e da James Hillier a 130.6. Non arriviamo ancora quindi alle 133 miglia orarie di media di Dean Harrison, ma ci siamo vicini considerando anche le bandiere gialle sul mountain, quindi per la gara di domani Michael Dunlop c'è assolutamente. Tra le Superstock è invece in testa Peter Hickman con la BMW Smates Racing con un 130.8 e distacca David Johnson in sella alla bellissima Gulf BMW a 127.5. Terzo posto provvisorio per oggi, Gary Johnson a 127.3 miglia orarie di media. Pochissimi piloti usciti invece con la Supersport. In cima alla classifica troviamo James Cotton con la Kawasaki del team McAdoo Racing a 123.3 e poi Gary Johnson a 122.8 e infine Adam McLean, compagno di Cotton, a 121.4. Spettacolari in questo punto di Keppelgate la Suter di Jan Laker sempre in impennata e anche Stefano Bonetti che fa il pelo letteralmente ai paletti a bordo strada. Passo poi ai sidecar con la coppia John Holden e Lee Kane ancora una volta davanti a tutti a 115.7 miglia orari di media e infine il giro secco del TT0. Un peccato, se posso permettermi, lasciare spazio a sole 3 moto questa sera del TT0, cancellando invece la sessione di prove delle lightweight con un numero di partecipanti molto molto superiore. Tra le elettriche è comunque la Mugen di Lee Johnston davanti a tutti a 116, seguita da James Cotton e Adam Child. Da Keppelgate è tutto, a domani con le prime gare del Tourist Trophy 2018, la Superbike e i Sidecar.